Bella a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Oggi siamo qui su Slender Terrible. Come vi avevo detto, c'è Giuseppe, c'è tutti. Iniziamo questa magnifica avventura. Spero solamente che sia in italiano, se no mi rompo i coglioni perché io con la traduzione faccio schifo. Ok, ecco qua è iniziato. Ovviamente abbiamo la nostra bellissima Fiat Panda. So hoped power wealth. Allora, stiamo qua con le macchine, vedete che macchine a caso. Qua c'è una vendita, e barra va papà. Vedete tipo le nuvole. Vabbè. And win, you filth yourself alone. Vabbè. Ora facciamo. Overpower, white valley, scary. Che cazzo è successo? Ecco ragazzi, già siamo abbiamo iniziato, ecco. Così. Che bella la macchina! Che poi allora io non. Hold the run 2. Percorrere premi L2. Allora ragazzi, ma la macchina, no? Cioè siamo in questa foresta. Presumo che questo tronco mi abbia fermato. I coglioni! Ma se c'è stato tutto. Cioè, va, allora, c'è una macchina. Sana, sana, è sana! Sì, sana! Retromarcia! Guarda! È scoppiata! Gesù Cristo. Ah, ah, bellissimo, vedi che bella. Raga, dopo 3 ore sono arrivato a sta fottuta macchina. Che c'è una macchina, no? Ma c'è la benzina dietro. Ora dico io, è pure il serbatoio, porca puttana. È qua, che ci vuole la chiave per aprirlo, tutta no? Tutta la macchina serbatoio. Cioè, vi rendete conto? La macchina è sana. È sana, prendiamola, andiamocene. No, dai, che fate scherzo. Tanto per ora The Horror non c'è niente. Dai, andiamo avanti, battito per Dio, così sempre. Piano, corre, il gastone, non si muove! Ma è bastardo! Come si chiama? Come si chiama il protagonista? E che cazzo ne so io? Cancello. Allora, raga, improvvisamente sta calando un buio tipo tremendo, sono 3 minuti, cazzo, raga. E io ho paura. Cioè, che cazzo è sta cosa? Forza. Vabbè, compriamo. Cioè, vabbè, mi conviene. Vendo Natale, vendo Natale. Raga, abbiamo trovato una casa subito, così a cazzo, eh. Una casa del una casa. Ecco, si entra. La porta è aperta, bellissimo. Io la chiudo. Okay, quindi significa che non c'è nessuno se è aperto. Ok, raga, io. Belli disegni. Raga, i rumori. Io le facevo al cianno questi disegni. Sto cagando, raga, mi sto cagando. Mamma. Chiudi sta porta, porca puttana. Ma poi quindi, tu dici sta andando, no? Ok, abbiamo trovato una lettera. Stoppate. Prego, prego, mi metto di leggere. Dov'è? Dov'è? Non vedo una cippa. Una cippa. Datemi la torcia, ecco qua. Che culo. Un cippone. No. Ah, tipo così. Vabbè. Almeno ora vedo. Suona. Sì, come suona? Raga, veramente sto suonando il pianoforte in una maniera bellissima. ok, no, chiudiamo la finestra. Che cazzo è successo? Master Raga, abbiamo guadagnato il primo trofeo. Siamo dei maestri di pianoforte. Qua che c'è, chiusa, quindi presumo che dobbiamo andare là. E l'hanno correggiuto. Ok, sì. Raga, che cazzo devo fare sta casa, porca troia. Un'altra cazzo. Che brutta! Regà. Già mi scannavo! No. Regà, 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 Topa! Topa! Hey! Hey! What the fuck are you doing? Ah, Mussolini! Mussolini! Topolino. Bello però! Regà, ci ascoltiamo nel topolino a questa età, Dai. Poglia morte che subo. Dai, bagno. Vediamo che cazzo è. Vediamo che c'è dentro il cesso. Che cazzo. Vedi che c'è dentro il cesso. Vedi che c'è dentro il cesso. Dai, vediamo. Uno niente. Niente, niente. Che c'è? Batterie queste? No. Raga, io non so come si sia. No, che no, quando fa la pupù capito ci spruzza. Ci abbiamo spruzza. Ecco, allora, apri sta porta. Però perché ci sta Maria! Maria mi sta andando! Raga, io
non riesco a capire che cazzo debba fare. Qua c'è un'altra macchina. Non c'è macchina, c'è macchina. Vabbè, no, una la prende, ce ne una sono. Tana non c'è. Tipo, no, sono questo salone c'eravamo entrati? No. Sì, ieri io ci sono andati, a mangiare. Si è staccata la radio, raga. Quindi io ho mi stanno rizzando i chi l'ha staccata, forse sono finite le batterie. Saremo forza. No, spero che non ci sia nulla, se non mi posso ingazzare. Io prendo la chiave. Raga, io spacco sede ora. Cazzo, mai io qui che spunta qua. Vai, 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 guarda il cesso. Ma tu mai ti spunta nel cesso, dai raga, questo che cazzo è? Chiave. Ho provato una chiave e probabilmente mi servirà ad aprire la porta che si trova di sotto. E di sotto ci sarà la radio spenta. Quindi io vado di sotto. E chi la spenta? Per aprire la porta. Sperando che non mi stupri nessuno. Perché se mi iniziano a stuprare d'ora so cazzo. Ma qual era quella? Allora, era qua. Ok. Dov'è? Non vedo un. Ecco, no. Impossibile aprire la porta. C'è una allora quella chiave mi servirà a far cosa? No, c'è un'altra per ristuppare il cesso. Quella lì la prima. Io dico raga, vado qua, guardiamo che c'è. Se casomai. Bellissima stanza, madonna. Una stanza. Sgabuzzino. Bellissima. Stanza antistress. Cucina, cucina col bagno! Raga! Con la doccia! Cucina con la doccia! Il bagno, perfetto! Questa è una cucina quando chiuso, mi farò la casa, l'avrò così! Questo qui che cazzo è? Mangia e cacchi, mangia e cacchi! Il PC con la camera da letto, veramente bellissimo! Raga, io che cosa c'è qua? Una porta! Di fuori, buongiorno! Niente, mi cacano! Ok. Bella! Bella sta lettera proprio. Oh, che dimmi quelle che faccio io. Una lettera. Guarda, guarda, amore, tra l'altro non ho una matita. Kenzie, ok! Perché qualcuno? Sono stata io, non è stato nessuno. Perché qualcuno? È la mia pancia che ho mangiato una ciambella. Ho gridato morto, raga. Qualcuno ha gridato veramente. Si è messo già a letto. Sta cagando forse. Raga, io provo ad uscire. Ad uscire? Provo ad uscire perché qualcuno ha gridato e non è un problema. Penso. Via! Perché non mi piace rimanere qui dentro. Sta casa non mi dà per niente sicurezza, io ve lo dico. A me non mi piace stare fuori. No, ma cammina! Poi che come cazzo? La torcia la tengo in una maniera. Ok, là c'è il parco giochi. Yeah! Andiamo a divertirci, raga, come si deve, porca puttana. Fai sullo scivolo. Ok, andiamo. Raga, c'è scritto? Kate. Se devo andare a Kate, la bambina baba. Pink Kate. Allora, raga, devo, mi ha detto che devo trovare Kate. Mamma mia! Yeah! Abbiamo anche guadagnato un scivolo. Abbiamo guadagnato scivolo, raga. Bellissimo. Da mettere nel cesso. Ok, se è aperta prendo sta porta che se poi ci scivola. Eh no, per fare. Balance. No, per fare. Allora. No, la merda, si. Sì. Eh? Perché anche lei. Quando. Cacchio là sopra. Come allora. Boh, raga. Quando capisco che cosa devo fare. Da fare. Camminiamo. Troppo il mondo. Vai, vai! Prova, prova! Regà! Che cos'è quello, regà? Vediamo... Una macchina, no! Una macchina, regà! Abbiamo trovato un... Non è una macchina, che cazzo è sto posto? Che? Scalabussi! Sì, è un... Ah, sì, un generatore, sì. Anche, okay. Abbiamo acceso delle luci, presumo che li dobbiamo seguire, quindi seguiamo il sentiero. Si va facendo più bello il gioco, dai. Raga, che cazzo è? Ho sentito qua. No, tutte le cose non le dai con me. Carcarazzi. Oddio! Oddio mio, raga, che cazzo è quello? Che è lo Slender, chi è? È un mio amico caro, viene a
mia nonna da pesca. Regà, si calma tutti. Mia nonna da pesca, mia nonna da pesca. Regà, calma, calmissimi. Che pesca la pesca? Mamma mia. Calmissimi. Maria. Qua c'era quello stupratore di merda, peggio. Stalking. Vai, indovai. Regà, sto mi sto arrampicando sta montagna, non so come. Tipo... sì, vabbè, vai, io vado là sotto, col cazzo. Con sto ciccione ci sto tre eternità. Dove devo andare? Penso che devo seguire il sentinello qua, il sentiero, e seguiamolo, regà. Io prima o poi devo arrivare a una condizione, no? Regà, c'è un'altra cosa. Un altro generatore. E che più probabilmente mi farà apparire di nuovo quello... quel coso... Aspetta... Regà... Tallotta... Gli uccelli che volano... Quindi. Regà, gli uccelli, sì, hai ragione Giuseppe. Che devo fare qua? Ok, se sono accesi... Quindi devo seguire, insomma, la strada a trovare tutti i generatori, da quello che ho capito. Speriamo che non mi appare quel pezzo di merda che... poco fa già mi ha fatto cacare. Qua la luce si è fulminata... per un motivo semplice, si è fulminata. Ovviamente. Gli ha rubato l'energia lo Slender. Andiamo avanti. Tubi, fili, e cazzo il mattivare. Seguiamo il filo. Raga, è l'acqua, vero? Sì, perché... non penso no, che sia... è l'acqua che nuota, dai, basta. L'acqua che nuota. Mi sembrava lo Slender. Comunque, dai, porca ma... vabbè, raga, seguiamo. Vai, vai. Ecco raga, ho trovato un altro generatore ancora. Sempre una mano. 300 no, generatori. Andiamo. Ma mi sa che da qualche parte questi generatori non sono qualcosa di buono. No, però è da seguire, quindi vado a seguirle. Raga, qua che cazzo è? Ingamboninato? No. E adesso qua dove devo andare? Seguo la panchina. Di più mi sembra un labirinto da completare. Raga, ma chi cazzo costruisce panchine qua? Lo prende, come si lavorare? Madonna. Regà. Regà, vedo una cosa, regà. Regà, vedo una casa. Regà, io penso di aver trovato tutto. Un altro generatore ancora, bellissimo. Ah, attiviamolo. Sì, la per accendere la casa, penso. No, non si può usare. No, funziona, no, era quello che avevi già accesso. No, no, è spento, non si può utilizzare, ragazzi. Vabbè, c'è una casa, noi andiamoci. Che mi ero cagato leggermente sotto perché avevo visto qualcosa. Invece più spaventosa, no. Ok, raga. No. Preferivo quella di prima, non vi dico niente. Ok, bello. Veramente, no, un'ambientazione veramente che ti entra nel cuore. E non riesce più che... la voglio uccisa proprio. Ora me la vado a comprare. Ditemi il prezzo, porca puttana. Anche che me la vendete a 3 euro al chilo me la compro. Ma non vedo un gatto. 100 euro assai. Raga, è difficilissimo. Cioè, giocare 3 euro a legno. È impossibile. Porca la miseria. 3 euro a pezzo di legno. Raga, penso che sta casa. Ok, raga. Il suono è diverso, c'è la botta di suono diverso. Una botta di culo. Cioè. La botta di suono. Allora. Qua che cazzo è? Che è una lettera, che è? Ah raga, sei entrato di dietro. Questo qua. Che bello disegnino, raga! Presumo che sia qualcosa. Allora, Charlie. E poi c'è una chiesa. E un capannone, che penso che sia quello dove ero poco fa. I am other the scarbook. Vabbè raga. Raga, la carta che ho trovato mi ha detto tipo di trovare un vinile da quello che ho capito, perché c'era il... infatti, mi ero scontrato con qualcosa. La casa, raga, in pratica mi dicono che è stata stuprata la casa. L'identità della casa. Mi dicono la casa è stata stuprata, quindi vai avanti. Molti anni fa. È rimasto scorso. Raga, dove devo andare? È assurdo! Cammino. Questo braccio che mi appare così alla cazzo all'improvviso, raga, mi fa cagare. Boh, raga, se vado... c'è qua che cazzo dicevo?
No, non mi ci fa andare, quindi non può essere. Devo fare qualcosa. Rega! Che cazzo era, rega? Io non lo so. Mi era semplicemente venuto un imbarazzo e non vi dico niente. Uno che cammina tranquillo in cerca di cazzi e mazzi vari e gli appare davanti sta cosa, sto schifo, che era? Normalmente io ho sentito solo una cosa, non ho fatto niente. No, io ho visto un'ombra nera, raga, se l'avete... Se voi non l'avete visto, tirate indietro, Provate a vederlo, cioè in un certo senso, no? Se lo riuscite a vedere, se no so cazzi. Io l'ho visto. Questa mano... Raga, dire che sta luce illumina le mie palle. Ah, ma ci può andare. Ok, raga, io dire che posso, spero che... No, non posso neanche entrare, proprio come se ci fosse un muro. Vabbè, raga, che ci posso fare? Sta luce illumina. Che cazzo è quello? Raga, io vedo qualcosa in questo tipo, Sì, sì, anch'io. Cos'è quello? Io ho qualche alba. No, sì, è una grada. Vabbè, ma se la supero... Tipo io sono sopra, no? Di quella zona di poco fa. Quindi se io vado di qua, che cazzo succede? Non ci va andare. Penso. No, ma questo gioco non può fare niente. Né correre, né saltare. No, se corre che ci sgrassano. Ma cazzo. Regà! Regà! Luce! Bello. Che c'è sta roba? Cosa? Ossadi Park, che devo fare? Me ci fate entrare, vi prego! Almeno questo, porca puttana, almeno! Aspetta, sì. 3 ore! Detersivi. Non ho trovato la mia casa. Ah, ma sono entrate in poche... Beh, allora si sente così. Un zaino. Meno male che la torcia è infinita, raga, se no a quest'ora sarei già morto, tipo. Sarei stato già stuprato da quel coglione che mi sta. Ma c'è un manca, para! Raga! Raga! Help me! Già io sarò a leggere la scritta. Che cazzo è successo, raga? Non vedo più una sega! Ah, ecco, ma questo. Loading. Ah raga, sta caricando. Quindi vuol dire che qualcosa lo avrò fatta. Tipo, certo. Ora mi dice Klumman minus assembly in 1, 2, 3, 4, no 1, 8, 9, 5 World ever in raga, ho capito tutto di quello che c'è scritto. L'unica parola che capisco. Ok, raga, 1, 2, 8, 9. Ok, raga, sembra un po' che sia passato un po' di tempo, o è passato un po' di tempo, o sono sotto effetto di droghe pesanti. No, ti sei bevuto qualche detersivo forse. Perché qua c'è una cazzo. Oddio, raga, che cazzo è? No, un'antenna. Raga, l'antenna. C'è un'antenna. Bello. Vabbè, raga, una cassa di queste serve a qualcosa, tipo, ad entrarci, tipo, ci potrebbe essere una mappa. Sì, che cazzo è? Ho trovato dei fogli. Vabbè, una mappa che penso che potrebbe essere utile e le regole che ho trovato. Regà? Alieni. Che cazzo era? No, non bello. Una foresta bella profonda, fitta come il culo di non so che... Che è sta cosa? Fuoco. Una barca che brucia. Ok. Raga, perché c'è un bengala su una zattera? Spiegatemelo, il senso. C'è un altro sentiero, io lo seguo, raga. Regà, io direi che qua posso concludere l'episodio per questa prima parte. Comunque adesso Giuseppe fa un saluto. Ciao.
che dirvi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi! Ciao!